Siamo in diretta, lascio la parola al coordinatore regionale IATA Piemonte, Matteo Camisuli, e inizio a dare un benvenuto e una buonasera a tutti gli ascoltatori. Abbiamo perso il nostro coordinatore, adesso si ricollegherà. Spero. Eccolo. Matteo. Matteo, ci sei? Sì, adesso sì, sono stato, non so, mandato fuori dalla diretta. Dunque, grazie, benvenuti. Benvenuti a tutti quanti e un grazie speciale ai nostri ospiti che hanno accettato di prendere parte a questo evento. Io sono Matteo Camisuli, coordinatore regionale di IATA Piemonte per questo anno sociale. Andrò adesso brevemente a presentare gli ospiti, dei quali avete già ricevuto attraverso i post sulla nostra pagina una breve presentazione. Comunque li andrò brevemente a presentare. Partiamo dal professor Paolo Benanti, un padre francescano del terzo ordine regolare, nonché teologo, e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leonino di Anagni. I suoi campi di studio coinvolgono l'etica delle tecnologie, l'intelligenza artificiale e la neuroetica. Matteo abbia problemi di connessione, quindi per il momento tutto che faccio io continuo con la presentazione appunto del docente Paolo Benanti, che come diceva Matteo, dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Teologico di Assisi, il Pontificio Collegio Leoniano e Anagni. Ed in questi anni si occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e postumano, e ha fatto parte della task force di intelligenza artificiale per coadiuvare l'Agenzia per l'Italia Digitale ed è membro attivo della corrispondente della Pontificia Accademica per la vita, con particolare mandato per il mondo dell'intelligenza artificiale. E a fine anno 2018 è stato selezionato dal Ministero dello Sviluppo Economico come membro del gruppo di esperti incaricati per elaborare appunto una strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e appunto una strategia nazionale in materia di tecnologie basate sui registri condivisi e blockchain. Come poi avete visto dalle altre biografie, gli altri due ospiti che oggi ci accompagneranno in questo evento sono Roberto Reale, che potremmo definire come innovation manager, ricercatore, divulgatore e docente, che si occupa da quasi un decennio di programmi di trasformazione digitale, supporto al policy making e valutazione degli impatti tecnologici, economici, organizzativi e manageriali dell'innovazione. È stato membro di tavoli tecnici della Commissione europea e organismi nazionali e internazionali di standardizzazione, e ha curato appunto numerosi progetti di e-government per la Camera dei Deputati, per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e attualmente conduce un'ampia campagna di comunicazione appunto sulla trasformazione digitale, sul suo impatto sulla nostra società e cultura. E per ultimo, ma non meno importante, abbiamo appunto dottor Andrea Melegari, che è stato laureato in informatica all'Università di Modena ed è specializzato nelle tecnologie di artificial intelligence, di cyber defense e cyber intelligence, e ha anche insegnato all'Accademia Militare di Modena ed è imprenditore e membro del consiglio d'amministrazione di Expert AI, società per azioni, Cy4Gate SPA, Expert System USA, che sono imprese che comunque con cui lui collabora tuttora. Questi sono i nostri tre ospiti d'eccezione che oggi ci accompagneranno, per cui da parte mia, ma da parte di tutti i soci, comunque da parte di tutti gli spettatori, i membri di IATA,
Italia, IATA Piemonte, vi ringraziamo per essere qui, per noi è un piacere e un onore, in quanto nella giornata di oggi, meglio nell'evento di oggi, vorremmo affrontare una tematica che è sulla bocca di tutti, o comunque una tematica molto complessa, ma che viene usata in video, servizi, libri, comunque ovunque ci giriamo è sempre presente, ovvero l'intelligenza artificiale e il machine learning. Ma oltre a ciò vorremmo appunto, oltre ad avere una visione, una minima conoscenza di cosa sono queste tecnologie, anche poter capire quali sono e saranno o sono state le applicazioni, gli sviluppi, soprattutto all'interno nel mondo della difesa, appunto con specifica la NATO. Ovviamente la NATO proprio quest'anno ha pubblicato, diciamo, all'inizio del 2021 un report stilato da 12 esperti che hanno delineato principalmente delle linee che i paesi membri dovevano seguire per, diciamo, avviare un processo di ammodernamento dell'intera alleanza atlantica, e proprio tra le voci più importanti, insieme al quantum cryptography, alla cyber security, al supercomputing, c'erano appunto indicate come tra le più importanti l'intelligenza artificiale e il machine learning. E appunto perché la NATO, l'intera alleanza atlantica, i paesi membri dell'alleanza atlantica hanno delineato l'importanza di queste due tecnologie, ci siamo chiesti perché sono così importanti, ma soprattutto tutto quello che sentiamo, che possiamo leggere, è vero? È verosimile o è totalmente infondato? E per fare ciò, oggi ci avremo della conoscenza di tre esperti comunque del settore, partendo appunto da dottor Roberto Reale, a cui vorrei chiedere appunto che cosa intende per lui, dal suo punto di vista, intelligenza artificiale e machine learning, e se ci può anche dare una breve introduzione, comunque un suo punto di vista su quali sono gli sviluppi di queste tecnologie oggi, e in quali ambiti magari sono impiegate tutt'oggi o potranno essere impiegate nel futuro prossimo o ancora quello dopo. A lei la parola. Bene, grazie dottor Mileva, grazie a IATA Piemonte per l'organizzazione dell'evento. Mi avete dato un compito non facile, perché venire prima del professor Benanti e del dottor Melegar non è agevole. E inoltre definire l'intelligenza artificiale non è facilissimo, io se devo essere pienamente sincero non saprei dire che cos'è. Il regolamento, la bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che è stata pubblicata appunto in quanto bozza il 21 aprile scorso dalla Commissione europea, nelle considerazioni iniziali non definisce cosa è l'intelligenza artificiale, ma si riferisce all'intelligenza artificiale come a una famiglia estremamente ampia di tecnologie, le quali tecnologie, appunto, nelle parole di questa bozza, possono portare delle conseguenze, dei vantaggi economici e sociali, ma più in generale, appunto, delle conseguenze. Peraltro, l'approccio di questo testo normativo, che se vogliamo è il primo al mondo, il primo tentativo al mondo, strutturato, serio, se vogliamo anche con velleità, no, di essere onnicomprensivo sul tema, è un approccio che mette al centro la tematica della gestione del rischio. Questo è molto interessante, diciamo, l'intelligenza artificiale, pur non essendo definita in modo se vogliamo formale, ma essendo soltanto oggetto di una serie di allusioni in tutto il testo, viene approcciata appunto da questa angolatura particolare, la gestione del rischio. Secondo lei la gestione del rischio ha qualcosa, può già delineare qualcosa, può sottintendere ovviamente problematiche, cioè perché, piccola parentesi per noi. Ovviamente sì, anche se appunto, dicevamo, le considerazioni che aprono questa bozza parlano proprio all'inizio, no, nell'incipit, di benefici sociali ed economici, però subito dopo si comincia a parlare anche, ci si incontra, no, con appunto il tema del rischio, quindi di un potenziale danno che determinate applicazioni dell'intelligenza artificiale possono sortire. Ovviamente quella è la posizione della Commissione europea, che nasce naturalmente da una
precisa lettura del mondo. La Commissione europea in questo testo non si preoccupa soltanto chiaramente degli aspetti tecnologici, ma si preoccupa anche, anzi soprattutto, di quelle che possono essere poi le conseguenze dell'intelligenza artificiale nel progetto europeo, nel progetto di costruzione dell'Unione. E peraltro, come per la protezione dei dati personali, come per la privacy, anche, e come anche per la sostenibilità e la tutela dell'ambiente, anche per l'intelligenza artificiale, l'Europa aspira a diventare un modello globale, no? E quindi aspira a porsi come spazio privilegiato in cui i diritti dei cittadini, anzi di tutti i soggetti dell'Unione, quindi anche imprese e soggetti pubblici e pubblica amministrazione, vengono riconosciuti e tutelati nei confronti appunto di possibili applicazioni di intelligenza artificiale. Quali applicazioni? Bah, naturalmente quelle anzitutto legate alla sorveglianza di massa, no? La prima cosa che viene in mente. Sì, esatto. Chiaramente si tratta naturalmente di una classe di applicazioni invasive rispetto alla sfera personale, no? È ovvio che implicitamente la Commissione europea vuole porsi in antitesi a quello che sappiamo succedere in Cina, dove gli algoritmi più in generale vengono anche usati come uno strumento, se vogliamo, sia di sorveglianza sia di incentivo o disincentivo rispetto a determinati comportamenti sociali e così via. Va detto che in Cina quell'approccio non è soltanto un approccio top-down, quindi imposto, no, dalla nomenclatura del partito, ma è un approccio che i cittadini spesso tendono a desiderare. Perché? Perché avere delle valutazioni positive da parte di sistemi automatici poi comporta una serie di vantaggi pratici, no? È un po' come la raccolta, per banalizzare, insomma, un po' come raccolta punti o accumulare miglia, no? Rispetto al sistema, rispetto alle punti si hanno, più agevolazioni si hanno, ma si hanno anche in negativo, possiamo dire. Stiamo andando leggermente fuori dal tema specifico della definizione dell'intelligenza artificiale, sulla quale, ripeto, io non so dare una risposta definitiva, però vorrei brevissimamente ripercorrere la storia dell'intelligenza artificiale, perché ci può aiutare, in due minuti, insomma, ci può aiutare a capire che cosa intendiamo, no? In modo quantomeno vago, no? Perché poi il non essere precisi fino in fondo, da un lato può essere uno svantaggio, dall'altro in realtà io credo sia anche un vantaggio, perché ci permette di ricomprendere, no, in questa etichetta una enorme quantità di cose. L'intelligenza artificiale nasce negli anni 40, se vogliamo, no? con l'inizio dell'informatica. Nel momento in cui muove i suoi primi passi, paradossalmente, è anche quello il momento in cui punta all'obiettivo più alto possibile, cioè imitare, costruire sistemi che imitino l'intelligenza umana, quindi una costruzione di una intelligenza, una costruzione da parte dell'uomo, di una intelligenza che sia al limite indistinguibile o addirittura superiore all'intelligenza umana. Se pensiamo ad esempio al test di Turing, è un test che nasce in quegli anni ed è un test chiaramente che serve a questo, che serve a distinguere un'intelligenza, o si pone come fine distinguere l'intelligenza umana dall'intelligenza non umana, e quindi al limite a costituire un po' la cartina di tornasole rispetto allo sviluppo della disciplina, perché nel momento in cui la tecnologia arriva a produrre un'intelligenza che non è più distinguibile da quella umana, ecco che il test di Turing naturalmente smette di essere utile, e quello rappresenterebbe un po' il trionfo di quella stagione, no? Come era immaginato, l'intelligenza artificiale generale, come si vuol dire. Dopodiché abbiamo un primo inverno, un momento di delusione,
No? Perché naturalmente le aspettative erano troppo alte rispetto a quelle che potevano essere quelle che potevano essere chiaramente gli strumenti tecnici dell'epoca, anche se quel lavoro seminale poi getta le basi per tutto quello che viene dopo. Seconda stagione, intorno alla metà degli anni 60, si apre appunto con un tema diverso, quello della rappresentazione. Della rappresentazione formale della conoscenza, quindi la costruzione di sistemi automatici che sono in grado di processare simboli e arrivare al limite a muoversi in modo autonomo all'interno di specifici domini della conoscenza. Domini che però, attenzione, dovevano essere mappati a priori da agenti umani. Quindi c'è un approccio, se vogliamo, appunto a prioristico. Qual è il limite di questo approccio? Naturalmente è che il sistema automatico può spingersi soltanto fino a dove la conoscenza umana è in grado di farlo arrivare, appunto perché io per poter avere un sistema di questo tipo devo aver preso un dominio di conoscenza, che so, mettiamo l'analisi delle immagini, ad esempio, che poi peraltro è anche un problema che mal si sposa con quell'approccio. E devo averlo rappresentato in modo formale, quindi per semplificare, con sequenze, con successioni di simboli, di relazioni matematiche. È Però un automa, sì. questo sviluppo, se tipo volessimo dargli dei settori, ovviamente come forse tutte le grandi tecnologie, nasce in un ambito più di difesa, più istituzionale, se volessimo dire, fare anche un percorso parallelo proprio all'evoluzione di questa tecnologia. Se volessimo dire, l'intelligenza artificiale nasce in questo settore, per tanti anni rimane, diciamo, confinata in questo settore, poi si arriva magari ad aprirsi ad altri settori. Più o meno se a queste fasi si riesce anche, può darci, diciamo, delle indicazioni proprio di campi Ma dove è stata applicata. se vogliamo, i padri fondatori erano tutti un po' legati venendo poi dall'esperienza della guerra, chiaramente erano tutti un po' legati, no? Pensiamo a Turing, chiaramente al mondo militare. Però in realtà l'intelligenza artificiale nasce come disciplina di ricerca, quindi dalla matematica, dalla cibernetica, dalla fisica. E le prime applicazioni concrete si riescono a vedere soltanto negli anni 80 con i sistemi esperti, no? Quindi sistemi applicati ad esempio a determinati rami dell'industria, no? Determinati settori industriali o diciamo, domini molto specifici, ad esempio particolari settori anche della progettazione ingegneristica, di edifici e così via. Analisi diagnostica, però parliamo di settori estremamente appunto ristretti, perché qual era appunto, come dicevamo, la caratteristica di quella stagione? Che il sistema automatico si muoveva in una mappa, se vogliamo, costruita a prioristicamente, no, da agenti umani. L'ultimo, se vogliamo, il grande balzo, dopo quella seconda stagione abbiamo avuto un secondo inverno, una seconda stagione di così, un po' di disillusione. Perché? Perché in quel caso la limitazione era dovuta sia, come dicevamo, appunto al tema della costruzione a priori, sia alla potenza di calcolo disponibile, che era comunque molto limitata. Oggi qual è la differenza? Che la maggior parte delle applicazioni di intelligenza artificiale le troviamo attraverso sistemi di machine learning, sistemi algoritmici che riproducono il meccanismo apprendimento tipico di un agente intelligente nella macchina. E lo fanno attraverso un costrutto una tecnologia, se vogliamo, che risale a sua volta agli anni 40, ma soltanto oggi, perché soltanto oggi abbiamo la potenza di calcolo, abbiamo disponibile la potenza di calcolo necessaria, è diventata mainstream, che appunto sono le reti neurali. Qual è la differenza tra le reti neurali e gli algoritmi a priori, diciamo il sistema appunto a priori, il sistema formale, il sistema basato sulla rappresentazione della conoscenza? Che le reti neurali non hanno bisogno appunto di essere entro certi limiti, di essere addestrate con un input completo, sono in grado di estrarre
parte della conoscenza in modo autonomo da sole. Qual è però il problema? E poi non voglio sforare i limiti di tempo, ma qual è il problema delle reti neurali? Che sono opache, nel senso che è estremamente difficile ricondurre la conoscenza, se vogliamo, che è stata estratta dai dati attraverso una rete, ricondurla poi a rappresentazioni intelligibili. Immaginiamo una rete neurale che è in grado di riconoscere, che so, delle immagini di oggetti, no? Osserva delle immagini, analizza delle immagini e riconosce degli oggetti, non so, un tavolo, una sedia, così via. È estremamente difficile nel processo di addestramento della rete e poi di funzionamento della rete stessa, quindi di applicazione ad altri dataset, estremamente difficile riconoscere in modo intelligibile dall'uomo gli oggetti coinvolti, quindi il tavolo, la sedia, in modo formale. Perché? Perché la rete neurale altro non è che un'immensa quantità di sistemi di equazioni lineari, una successione di sistemi di equazioni lineari, che vengono risolti in modo iterativo e che nella risoluzione iterativa, appunto, assumono dei pesi che stanno a significare la maggiore o minore aderenza, che questo semplificando, di quel sistema a una certa rappresentazione. Però appunto sono numeri che non hanno nulla a che vedere poi con una rappresentazione formale degli oggetti. Infatti, e quindi abbiamo un'intelligenza artificiale che è opaca, che è difficile da spiegare. E qui nasce poi il problema, insomma, della accountability e della spiegabilità, no, degli algoritmi. Infatti qui era proprio anche, diciamo, mi ha dato l'assist perfetto per rivolgermi al dottor Melegari, appunto perché la NATO negli ultimi anni ha dimostrato proprio anche con questi report, la pubblicazione di quest'ultimo report, dell'importanza e anche di una proprio volontà molto forte di sviluppare, di implementare queste tecnologie, oltre all'intelligenza artificiale, il machine learning, anche altre importanti tecnologie, appunto soprattutto per delineare sia una guida di ammodernamento uniforme per tutti i paesi, ma soprattutto anche perché evidentemente si sono resi conto di quanto svilupparla da sola, ogni paese singolarmente, fosse magari problematico. E appunto, come citava il dottor Reale, volevo appunto spostarmi parallelamente, diciamo, nell'ambito della difesa e chiedere al dottor Melegari se queste tecnologie come stanno modificando e sviluppando questo settore della difesa e soprattutto quanto sarà importante questa tecnologia per l'Alleanza Atlantica, per i paesi membri e, come ha anche iniziato già a accennare Roberto Reale, quali sono le sfide, cioè è fattibile che tutti i paesi possano svilupparlo e come risponderanno anche i paesi che si sentiranno magari minacciati, quindi quali sono le implementazioni, gli sviluppi della NATO e quali potrebbero essere le minacce che potrebbe subire la NATO con questo sviluppo di queste tecnologie? Intanto grazie per l'invito e grazie anche per lo stimolo che viene alla sua domanda. Io cercherei di fare un punto prima su il tema principale che sta, diciamo, caratterizzando i ragionamenti della NATO, ma non solo della NATO, nel senso che quello che in questo momento viene evidenziato come necessità prioritaria di chi si concentra sulle tecnologie di intelligenza artificiale è la capacità di decidere meglio. La complessità delle decisioni in ambito militare e in ambito anche, diciamo, tipico delle aziende, di qualsiasi organizzazione, questa complessità sta crescendo in modo assolutamente esponenziale. Dobbiamo migliorare la nostra capacità in termini di velocità, di accuratezza, di scalabilità e di adattabilità. Questa è la ragione per cui la più interessante applicazione dell'intelligenza artificiale ruota attorno a questa nuova possibilità, cioè utilizzare gli algoritmi per decidere meglio, decidere più in fretta. E questo tema di applicazione degli algoritmi come strumenti di decisione è poi alla base dei grandi dubbi che caratterizzano, diciamo, la gran parte delle discussioni e probabilmente hanno anche stimolato
no, il prodotto della Commissione europea. Cioè, ma ci possiamo fidare di questi algoritmi? E quando ci possiamo fidare e fino a che punto li possiamo utilizzare? Da questo punto di vista, sempre tornando all'attività dei militari, un elemento certamente utile e conosciuto a tutti voi è l'invenzione di un aviatore americano, si chiama John Boyd, e aveva definito un ciclo che si chiama OODA Loop, dove la prima O significa osservare, la seconda sta per orientare, la terza per decidere e l'ultima per agire. È un po' un processo che anche l'essere umano fa, cioè qualunque persona che si trovi a prendere una decisione in modo, diciamo, quasi inconscio, percorre queste quattro fasi. Bene, sulla base di come utilizzare gli algoritmi in un contesto in cui l'algoritmo può osservare, orientare, decidere o agire, si identificano anche nell'ambito NATO tre diverse tipologie di decisione su cui l'intelligenza artificiale può agire. La prima è la decision augmentation, cioè l'algoritmo fa tutto, osserva, orienta, decide e agisce. Quando si può fare la decision augmentation? Si può fare quando la tematica da affrontare è abbastanza semplice e i tempi di risposta sono necessariamente ristretti. Un algoritmo che decide se comprare o vendere un'azione è un tipico esempio, che ragiona su dei volumi e in termini istantanei, perché magari l'azione o il titolo azionario ha rotto delle resistenze, dei supporti, decide di comprare o di vendere. Il secondo livello di ausilio è quello che viene chiamato decision augmentation. Stavolta l'azione è compiuta dall'uomo. Perché è compiuta dall'uomo? Perché innanzitutto ho più tempo per ragionare e in secondo luogo la complessità del problema è molto più elevata di quella che caratterizzava l'automazione. Ecco, bene, quindi chi decide è dotato di superpoteri. Perché? Perché l'algoritmo ti prepara automatizzando la osservazione, orientando, quindi aggregando i dati e supportando la decisione. Quando invece la situazione è caotica, e molto spesso nel mondo militare trattiamo situazioni caotiche, quando dico caotiche vuol dire molte variabili che si intersecano in maniera non lineare, lì non si può andare oltre il supporto. Che cosa significa? Significa che l'essere umano deve decidere e deve agire. Ok? Allora, questo è fondamentale. Perché? Perché questa distinzione permette fondamentalmente di distinguere due situazioni. Situazioni in cui l'algoritmo sostituisce completamente l'essere umano nella decisione automation, da situazioni in cui, come avete capito, si può fornire o un superpotere, decision automation, o un supporto. A prescindere da tutte queste situazioni, qual è la nostra esperienza? La nostra esperienza è che i militari, che da sempre sono molto avanti nell'ambito di sviluppo delle tecnologie, tutti conoscono il ruolo che hanno avuto nello sviluppo di internet, del GPS e di altri sistemi, stanno cercando di fare qualcosa che io chiamo un sistema nervoso. Cioè, stanno cercando di implementare una situazione in cui la loro organizzazione è in grado di percepire dati sensoriali, e quando parlo di dati sensoriali parlo di segnali, parlo di informazioni, di dati, di eventi e di quant'altro. Questi dati vengono percepiti e orchestrati dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale in certi casi può reagire in modo automatico. Pensate al vostro sistema nervoso quando noi inconsciamente appoggiamo una mano su una fiamma, no? Ritiriamo la mano senza pensarci, no? Il meccanismo, l'automazione è praticamente indotta dal sistema nervoso. Oppure, di volta in volta, l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto prima,
può essere addirittura un cervello che agisce in maniera scalare, no? Quindi dall'automatismo fino al supporto. E come si traducono queste cose? Qual è il tipo di soluzioni che di volta in volta andiamo a implementare? Fondamentalmente io distingo quattro diverse applicazioni. Partiamo dalla più semplice. Creare dei dashboard, dei cruscotti, vuol dire creare quella che viene tecnicamente chiamata una descriptive analytics. Che cosa serve ai militari la descriptive analytics? Per capire in un cruscotto che cosa è successo o che cosa sta succedendo. Ok? Quindi l'intelligenza artificiale prende i dati, li aggrega, li orienta, li rappresenta. C'è poi un secondo tipo di funzionalità che si chiama diagnostic. Che cosa fa la diagnostic analytics? Quando serve, al militare è necessario capire perché è successa una determinata cosa. Quindi la diagnostic è caratterizzata da funzionalità che gli permettono di ispezionare i dati, fare il cosiddetto drill down, e capire in determinate circostanze perché, ad esempio, è penetrato un hacker nel mio firewall, no? Scoprire una vulnerabilità di un sistema, eccetera. Poi, scalando e cominciando a parlare delle cose più interessanti, la predictive analytics, che cosa, io dico, forse accadrà, rappresenta certamente, no, un elemento di grandissimo interesse. Tutti vogliono avere delle ipotesi di scenario. Tutti sono però perfettamente consci che sono ipotesi, e quindi quando io dico che cosa forse accadrà, ed enfatizzo forse, è chiara anche il mio pensiero su questa capacità. Ma il vero sacro graal non è che cosa accadrà, il vero sacro graal è cosa devo fare, come e cosa devo fare. Questa si chiama prescriptive analytics, cioè l'algoritmo ti dice in una determinata circostanza che cosa devi fare, utilizzando, e uso due tecnicismi, un what if e una serie di algoritmi che fanno ottimizzazioni. Quindi se 100 ufficiali stanno dando le loro dimissioni, il prescriptive ti dice che devi attivare un percorso di selezione, che devi magari organizzare dei trasferimenti, eccetera, eccetera. Okay? La mia sintesi qual è? Si sta combattendo veramente una sfida interessante. Perché? Perché queste tecnologie, lo diceva prima Roberto, sono tanto pompate dal marketing e pochissime persone, io sono tra queste, ma non perché sono un eletto, ma perché in 300 progetti mi sono sbattuto la testa contro il muro almeno 270 volte. Quindi poche persone hanno una capacità di capire cosa si può fare e con che efficacia ed efficienza. Quindi si combatte contro il marketing, ci sono però tecnologie e algoritmi che, se utilizzati in modo conscio, possono cambiare il modo di decidere e dunque trasformare in maniera clamorosa le organizzazioni militari, che devono sempre più spesso decidere considerando, no, una quantità di dati sempre crescente. Questo è un po', se volete, il flash di quello che è il mio sensore lavorando con alcune decine di organizzazioni di questo tipo in giro per il mondo. Ma secondo lei, appunto, quindi queste tecnologie diventeranno man mano che gli anni passeranno sempre più importanti, o dobbiamo anche un po' noi rimodulare la nostra visione su questa tecnologia? Perché magari noi ipotizziamo che l'intelligenza artificiale oggi in fase di sviluppo, domani sarà il focus centrale di ogni cosa, dalla difesa ad altri settori. Però, sempre rimanendo in ambito difesa, se è possibile dare più o meno un prospetto, quanto sarà fondamentale da qui a 10 anni? Perché appunto la NATO in questi report indica i decenni in cui bisogna adattarsi e sviluppare queste tecnologie per prevenire, ma anche per offrire qualcosa in più. Però quanto di questo, magari anche se volete rispondere tutti e tre, secondo voi quanto di questo è realizzabile? Cioè, è possibile, allora, o le difficoltà sono ancora eccessive?
Allora, molto rapidamente, l'intelligenza artificiale è poco intelligente, poco artificiale, ad oggi, ok? Quindi con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che trova applicazioni verticali dove il dominio è semplice e dove le variabili sono, diciamo, non così connesse in maniera caotica o complicata o critica. In queste applicazioni l'intelligenza artificiale è meglio dell'essere umano. La maggior parte però delle situazioni che noi trattiamo hanno livelli di complessità notevoli e soprattutto investono domini diversi, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente la mia esperienza è che vedo poca automazione, decision automation, nelle circostanze più semplici, un numero sempre crescente di tecnologie che forniscono supporto e raccomandazione all'essere umano che deve poi decidere ed agire, ok? E vedo un numero invece notevole di situazioni in cui l'intelligenza artificiale fornisce supporto, che vuol dire che la decisione è completamente dell'essere umano, così come la decisione è completamente dell'essere umano. Cosa accadrà da qui a 10 anni? Sicuramente avremo un miglioramento tecnologico, quella che viene considerata, no, l'equilibrio tra il cervello umano e il cervello dell'intelligenza artificiale, per me, insomma, è ancora non vicinissimo. Per fortuna, direi, ma qui credo che il professor Benanti possa dare commenti migliori dei miei. Se professor Benanti o dottor Reale volete aggiungere qualcosa a questa domanda, siete liberi di farlo. Io lascerei la parola al professor Benanti, appunto, che... Mi lasciate le castagne sul fuoco, come si dice. Dunque, buonasera a tutti e grazie per questo invito. Due cose a premessa, poi dico tre cose puntuali, no? Vivo il lusso, come tutti gli eticisti, di poter fare domande senza dover dare risposte, no? Non sempre va bene, perché Socrate faceva domande, chiedeva TST e ha fatto una brutta fine, però insomma va bene. Dunque, la prima cosa è che vi dico che ieri è uscito un report delle Nazioni Unite in cui si racconta che in Libia è morto il primo militare perché un drone completamente autonomo è stato lanciato contro le forze di Haftar. E quindi significa che il dominio dell'intelligenza artificiale almeno va su altre 5 cose, che sono find, fix and track, target, engage and assess. Che è un, almeno per quello che sappiamo da ieri, quindi questa questione modifica leggermente quello che ci siamo detti adesso, anche perché gli UNDR sono su questi 5 elementi che fa poi i suoi esercizi sul disarmo e su come tecnici, accademici e militari comprendono l'uso delle autonomous weapon. Quindi l'autonomous weapon è un settore in cui l'intelligenza artificiale, nella sua capacità di essere fire and forget, è un qualcosa di molto settoriale che secondo me va messo bene al centro. E su questo entriamo, secondo me, in una categoria di armamenti che forse richiederebbero anche una trattazione a sé, come potrebbero essere l'MBC o altri tipi di armamenti tradizionali. Comunque, al di là di questo, io vorrei con voi fare sostanzialmente 3 domande, no? Farmi a me 3 domande, che sono le domande dell'eticista, che riassumerei così: una riguarda i ponti, una riguarda un topo e una riguarda la caverna. È bello essere criptici, perché poi uno pian piano prova a spiegarsi. Allora, per quanto riguarda il ponte, serve a me dire in che senso io mi occupo di etica della tecnologia, che è un campo un po' diverso dai campi tradizionali dell'etica. Normalmente, quando si parlava di artefatti tecnologici, c'era o l'etica capita come moralità personale, come posso o non posso usare un artefatto, o l'etica dell'ingegnere, intesa qual era il dovere di chi metteva in essere un determinato artefatto all'interno di un processo produttivo. Ecco, io durante il mio PhD ho avuto l'onore di essere uno degli allievi di London Winner e con lui ho seguito questa strada che è l'etica delle tecnologie. Che cosa vuol dire guardare questo mondo con l'etica delle tecnologie? Ve lo dico con un esempio che è tratto dalla storia e che quindi è meno vicino a noi, ma secondo me è abbastanza parlante ai nostri problemi.
C'è un bellissimo libro che ha vinto un Pulitzer di Robert Caro, che racconta la vita di un grande politico americano che si chiama Richard Moses. Richard Moses è quello che ha trasformato Manhattan in quello che noi oggi vediamo, le grandi opere, le grandi infrastrutture, sono tutte opere sue. Ha di fatto dominato la scena politica di Manhattan e ha costruito, tra le tante cose, l'autostrada a sei corsie, la Parkway, che unisce Manhattan a Long Island. Ecco, se noi percorressimo questa autostrada, vedremmo quello che si vede percorrendo, per esempio, la 1, una striscia di asfalto e dei ponti in calcestruzzo. E Landon Winner diceva però, se noi volessimo approcciare a questa strada con l'etica delle tecnologie, dovremmo farci una serie di domande. E la prima domanda che ci vogliamo fare è perché quei ponti sono costruiti così, e ce lo rivela Caro. Caro, nell'autobiografia di Moses, porta una serie di racconti in cui Moses faceva ben vedere chiaramente qual era la sua idea di società. Per lui Johnson Beach, che era una parte di Long Island, era destinata solo alla parte migliore della società, e quindi solo la parte migliore della società, nella sua visione di società e di migliore, poteva arrivare a quella spiaggia. Questo fa sì che chiede che i ponti vengano costruiti un piede e mezzo sotto misura, una cinquantina di centimetri sotto misura, evita che il treno arrivi alla spiaggia e senz'altro gli autobus o altri mezzi di trasporto di massa non passano sotto questi ponti. Cioè, laddove noi vediamo semplicemente degli artefatti tecnologici, uno scenario che vediamo tante volte, l'etica delle tecnologie si fa una domanda: che tipo di disposizione di potere mette in essere quel tipo di artefatto? Ecco, quando noi parliamo di algoritmi, quando noi parliamo di intelligenza artificiale, sono due temi vicini ma non identici, quando noi parliamo di BI, cioè di analisi dei dati, stiamo parlando di degli strumenti che mettono in atto una particolare disposizione di potere. Non sono calcestruzzo, ma sono ugualmente quello che consente o non consente a qualcosa di essere o non essere. Perché quel dato che visualizzo, quel dato che interpreto, quel dato che la macchina mi dà in un senso di retroazione o prospettico, è qualcosa che esiste o che non esiste. Allora l'approccio dell'etica delle tecnologie è un approccio che sostanzialmente si chiede che tipo di disposizione di potere è questa. Capite che in un ambito come l'ambito militare, dove la verticalità e la catena di comando è anche associata a responsabilità, a dovere e a tutta una serie di alti elementi valoriali, l'intermediazione di livelli che sono algoritmici chiusi, elaborati altrove, messi all'interno, ha una capacità di alterare la verticalità e la linea di comando o di creare disposizioni di potere alternative che vanno messe in discussione. Sono, come dire, un passo prima dal bene e del male. Sto solo semplicemente dicendo che per vivere l'etica dobbiamo chiederci che cosa significa tutto questo. Dove questo può essere il migliore strumento in grado anche di salvare le vite, o questo potrebbe essere un delegare scelte o valori importanti a meccanismi che sono, come dire, meno visibili nell'intenzione di chi le mette in atto di quanto voi essi siano. Ed è qui che mi sposto dai ponti ai topi. Perché? Perché Shannon, che è uno dei padri di questo mondo, che è uno dei padri della teoria dell'informazione, faceva vedere negli anni 50, c'è un granuloso documentario girato ai Bell Labs, un topolino meccanico che aveva chiamato Teseo, come quello del labirinto, del mito greco, che veniva messo all'interno di questo labirinto. Lui parla di che cosa fanno i Bell Labs, intanto quello, sbattendo a tutte le pareti, ha imparato in 18 secondi come si esce dal labirinto. Ecco, improvvisamente informazione che diventa qualcosa di computabile fa sì che la scelta, l'ottimizzazione, la vittoria, il gaming, qualsiasi azione che voglia porre un risultato, possa essere computata e assistita dalla macchina. Da Shannon tutto quello transita attraverso Norbert Wiener, padre della cibernetica, che era colui che si occupava, per esempio, dei controlli dei lanciatori di missili durante la Seconda Guerra Mondiale, no? In che maniera uomo e macchina possono far passare una batteria antiaerea tra puntatore, chi sta all'alzo e chi sta all'orientamento, a un sistema automatico, mettendo uomo e macchina in una relazione di controllo l'uno sull'altro mediante un flusso che è il flusso dell'informazione. Ecco, quando l'informazione di Shannon incontra la decisione dell'umano, questa avviene lungo la cibernetica, e viene lungo la cibernetica mediante una causalità che è una causalità circolare: A causa B, B causa C, C causa A. Questo fa sì che tutti questi strumenti di cui parliamo, cioè strumenti informatici che lavorano le informazioni e si applicano al decidere umano, sostituiscono la causalità tradizionale che la filosofia vede nell'agire umano, o per causas o per finis, in un qualcosa di logico, computabile e circolare.
Qual è il grande problema qui? Ecco, ci arriva Martin Heidegger nel 1968 quando dice: bene, ma se noi mettiamo uomo e macchina sullo stesso livello lungo la frontiera delle informazioni, cioè se io mi metto di fronte alla macchina attraverso un cruscotto che è l'interfaccia tra me e la macchina, sto mettendo in atto quello che Wiener diceva come meccanismo di retroazione o feedback nella decisione, dove il meccanismo di retroazione mi dà un segnale che torna indietro e produce un cambiamento di quella che è la mia decisione o un orientamento di quella che è la mia decisione. Ecco, ma è la macchina che viene comandata da me tramite l'informazione o sono io che vengo comandato dalla macchina mediante l'informazione? Cioè, in che relazione stanno uomo e macchina in questo processo simbiotico di retroazione mediante il feedback? Questo è un problema di design. Allora, il problema di design è a priori rispetto all'implementazione che voglio fare. Non mi interessa semplicemente che tipo di strumento ho davanti, ma come questo si relaziona a me, perché può avere la capacità di essere cibernetico nei miei confronti, cioè di produrre un'azione o una mia reazione. E qui arrivo all'ultimo problema, che è il problema delle caverne, che è un problema vero e proprio dell'intelligenza artificiale, perché tutto nasce, come diceva Reale nella prima introduzione, da quello che è la definizione di Turing sull'intelligenza artificiale. Cioè, come facciamo a definire quando un sistema è intelligente? Da Turing in poi lo facciamo come dire, trasformando una cosa che è di fatto un gioco di società, che era il gioco dell'imitation game, in un test con il computer. Cioè, metto qualcuno oltre il muro o un qualcosa che è un computer oltre il muro, quando io non so distinguere nella mia relazione col computer se è un computer o una persona, quel computer sarà intelligente. Ma questo, alle orecchie di un povero filosofo, non suona altro che come una versione modificata di un qualcosa che Platone raccontava nel De Repubblica, che è il mito della caverna, dove lui dice che quando noi vediamo le ombre proiettate su un muro non sarà la vera conoscenza, non potremo avere la vera libertà se non ci giriamo e cerchiamo che cos'è che proietta quelle ombre, se non scavalchiamo il muro e vediamo qual è la luce e il vero oggetto che c'è dentro. Allora il vero punto finale, ripeto, lo pongo nell'ottica di chi fa domande, di chi lascia provocazioni, è esattamente questo: che tipo di conoscenza mi danno questi sistemi, che sono sistemi correlativi su dati? Se, che tipo di indicazione mi danno tutto questo? Io vi inviterei a vedere, dura 18 minuti, non è neanche lunghissimo, un video pubblicato dal Financial Times la settimana scorsa, si chiama We Know What You Did During the Lockdown, in cui c'è questa scena, un po' la Black Mirror, di un data scientist che interroga questa donna sul cambio dei pattern che vede attraverso i suoi dati. Dice: a un certo punto tu sei uscita di sera, hai violato il lockdown, sei andata vicino a un altro uomo, eccetera, eccetera, sicuramente ti sei innamorata, hai rotto col tuo ragazzo. Gli fa tutta una spiegazione coerente, vi salto una serie di cose. Alla fine, dopo una serie di crisi, lei gli dice: guardate che voi avete sbagliato tutto, perché il social network che mi avete messo davanti di fatto mi ha semplicemente fatto vedere la faccia di uno che mi ha violentato tanti anni fa. Quindi non sono andato a cercarla come altri 100 milioni di dati per quelle cause, perché mi ero innamorata, ma per un altro fine, per vedere se riuscivo a perdonarlo. E allora è qui capita, ed è quello che ha detto Melegari poc'anzi, che la scena è molto più complessa di quella che noi formalizziamo all'interno dei nostri esempi, che quando abbiamo a che fare con l'uomo e la variabilità dell'uomo, una spiegazione correlativa di queste macchine non sempre mi riesce a giustificare il vissuto, la modalità di vissuto, o l'azione, o le finalità di azione. Allora, filosoficamente, eticamente, le scene sono, gli orizzonti su cui interrogarsi sono tanti. Perché questo strumento potentissimo e velocissimo, che ha la capacità di ingannare la nostra percezione, rischia di non essere giustificato né nel suo fondamento né nel suo fine. Tenere aperta la domanda è quello che fa sì che non ci sia una disposizione di potere altra rispetto a quella che riteniamo giusta, in un contesto a volte drammatico e esistenzialmente rapidissimo come quello del conflitto. Grazie per aver dato questa risposta. Inoltre volevo chiederle ancora se secondo lei in futuro, perché a volte si sente parlare che l'intelligenza artificiale è uno step evolutivo della specie umana, cioè secondo lei quando si parla di intelligenza artificiale, avendo anche sentito quello che avete detto oggi, un po' meno, diciamo questa visione è un po' diciamo
diventata un mito che viene raccontato, ma secondo lei si può parlare come uno step evolutivo al pari del processo che l'uomo ha subito nel corso dei millenni? Ma la risposta breve è no, perché come ci è stato detto è molto narrow, cioè non serve a fare tutte le cose, ne fa una e ne fa una fatta molto bene. Cioè se io progetto un'intelligenza artificiale per riconoscere un difetto di fabbricazione all'interno di una pressa di bottoni, farà in un frazione di secondo tanti bottoni, controllerà quel processo di computer vision, ma non è capace per esempio di riconoscere un cane rispetto a un gatto. Allora, il fatto che sia di questo tipo dovrebbe un attimino cambiare la nostra percezione, perché l'intelligenza artificiale adesso, più che essere un altro umano, io, se mi permettete questo esempio, non so, chiedo al reale, a Melegari, poi eventualmente correggete voi, ecco, lo metterei più simile a un animale addestrato. Una buona intelligenza artificiale è più simile a quel cane da valanga che si portano gli alpini quando devono andare a salvare qualcuno, che forse non lo sanno spiegare perché il cane gli dice di scavare lì, però se lo fanno tante volte trovano più sopravvissuti che altrove. Ecco, allora, questo vuol dire che va ridimensionata nella narrazione globale. Non per questo può essere meno utile. Il mio bisnonno che aveva i cavalli sapeva che l'intelligenza del cavallo non era un qualcosa che gli permetteva di farlo sedere a tavola, non era Caligola. Però, nonostante questo, sapeva che l'istinto del cavallo in una serie di occasioni gli poteva aver salvato la vita, come spesso raccontava a mio nonno, che poi lo riraccontava a me. Allora, la potenza è di un certo tipo, va ridisegnata all'interno di un framework che secondo me non è di tipo umano, anche se ci piace pensarlo così perché ci sentiamo un po' soli come specie, no? Però è un buon e bel animale addestrato che a volte ci può mozzicare se non siamo attenti e che a volte ci può salvare la vita. Grazie. Abbiamo una domanda da parte di uno spettatore. Federico, vuoi? Sì, è una domanda rivolta un po' a tutti i nostri ospiti, è se quanto può essere impattante il rapporto tra il pubblico e il privato nello sviluppo di algoritmi e dell'intelligenza artificiale, avendo gli attori scopi, mezzi, idee e finalità differenti. Se volete dico una cosa io rapidissimamente su questo. Prego. Questo è un tema che si sovrappone a quello più generale della sovranità tecnologica, no? Perché quantomeno in Europa noi stiamo provando a costruire un ecosistema in cui tutti gli attori pubblici e privati, anzi se vogliamo attori binari, no, fatti da pubblico e da privato, siano protagonisti. È ovvio che un po' la produzione normativa della Commissione Europea, dall'altro iniziative che non sono direttamente iniziative di sviluppo di algoritmi, ma sono iniziative, se vogliamo, sul livello infrastrutturale, come ad esempio Gaia X, che per chi magari non segue il tema, è una iniziativa di coordinamento per la costruzione di un framework, di uno standard così di cloud europeo. È un'iniziativa che naturalmente si pone come base anche per applicazioni e implementazioni di intelligenza artificiale. Personalmente sono convinto che la strada da seguire, almeno in Europa, è quella, appunto, partenariati pubblico-privati e quanto più possibile uso duale della tecnologia. Magari su questo poi il dottor Melegari potrà sicuramente darci qualche elemento in più. Sicuramente anche la tecnologia che proviene dal mondo della difesa ha immense ricadute anche nel mondo civile. Questo gli Stati Uniti lo sanno bene e possiamo imparare sicuramente da loro. Il mio punto di vista è che... Prego, prego. Niente, avevo solo un ritardo nell'audio. Prego, prego. No, il mio punto di vista è che quello che noi stiamo facendo in Europa è certamente l'approccio migliore e così dobbiamo fare.
ma così noi stiamo perdendo la sfida dell'intelligenza artificiale. Cioè, oggettivamente la Cina sta rivoluzionando gli equilibri che fino a poco tempo fa vedevano gli Stati Uniti enormemente più avanti in questo settore. Lo scenario attuale invece ci dice una cosa completamente diversa, cioè che la politica cinese, che coinvolge in maniera coercitiva il mondo della ricerca, organizzazioni pubbliche e organizzazioni governative e finanza, perché non dimentichiamo che gli investimenti cinesi nelle società della Silicon Valley sono molto significativi, ha di fatto riequilibrato un po' le capacità su questo tema, e la preoccupazione degli americani e della NATO rispetto alla perdita di dominio militare, perché essere capaci di dominare l'intelligenza artificiale presumibilmente determinerà anche una capacità di dominio militare notevole. Ecco, questa è una preoccupazione molto sentita. Noi facciamo tutto bene in Europa, ma la mia impressione è che ci sia qualcuno che sta giocando in modo molto più efficace di noi. Non l'ho detto corretto, o eticamente accettabile, dico in termini di efficacia. Mi pare di capire che sarà dura per noi europei mantenere il passo su questo tema. Sì, concordo assolutamente. Grazie. Prego, professor Benanti, prenda pure. È evidente che la collaborazione tra privato e pubblico c'è sempre stato, anche nell'ambito di quelle che sono gli scenari di sviluppo anche di tutto quello che è l'apparato militare, no? E dalla Seconda Guerra Mondiale in poi è così. Quello che è vero è che... diciamo, per quello che veniva detto prima, c'è un'opacità di fondo. Cioè, bene o male, quando le cose erano ancora meccaniche o elettromeccaniche, bene o male più o meno si capiva, o si poteva avere una visione un po' più ampia. Oggi, quando non esiste un singolo programmatore che fa tutto il software, mediamente si includono librerie scritte da altri, anche nei software più semplici, è chiaro che questo apre a complessità enormi e apre anche a livelli di scopo molto differente, per cui se una volta con la specifica dei materiali e i dati di targa più o meno si riusciva a gestire il prodotto richiesto, oggi il dato di targa dovrebbe per esempio includere anche il tipo di dati che sono serviti per fare un training di un set di intelligenza artificiale. Qual è la linea di base truth su una serie di campioni dati in pasto ad alcuni algoritmi di machine learning? Ma stiamo parlando di cose che sono più fantascientifiche, per come siamo messi oggi, di una general artificial intelligence, cioè cose che di fatto non vengono né dichiarate né trasmesse a quello che poi li implementa all'interno di una serie di sistemi. Grazie, professore. Abbiamo anche un'altra domanda relativa al fatto che quando si analizzano gli studi, articoli e paper accademici, soprattutto del mondo anglosassone, sul tema dell'intelligenza artificiale, emerge questo termine definito hyperwar, e appunto la domanda chiede quanto in realtà è realistica tale rivoluzione militare e civile. E io chiederei anche se potete darvi meno una risposta a quanto, secondo voi, gli esseri umani, diciamo, parliamo dal mondo, diciamo, della difesa militare, ma anche il mondo civile, si potranno adattare, o comunque a condividere la propria vita con queste tecnologie, magari in un futuro in cui si svilupperanno ancora di più. Soprattutto anche, come appunto nella domanda fa, o meglio, quanto ci si può adattare a queste nuove sfide mentali, fisiche e anche morali di quel che queste tecnologie richiedono. Io distinguerei, se volete semplificando al massimo, due situazioni. Sempre parafrasando un po', se volete, la fantascienza, il mondo militare. Io credo che se parliamo di cyborg,
e quindi se parliamo di un essere umano dotato di capacità non umane, sia un paradigma più accettabile di quello che è il robot e quindi di un essere al 100% artificiale. Quindi vedo sicuramente come sostenibile, anzi direi fattibile, probabilmente già reale in molti contesti, no? la realtà di un uomo che senza saperlo è già un pezzetto cyborg, magari non ha una protesi in titanio, ma sicuramente gode di queste super capacità. È anche già accettato, tornando alla sua domanda, il concetto di robot, vabbè, tornando ai commenti che ci siamo fatti finora, dipende da cosa deve fare, ecco, perché se devo immaginare, no, un robot che decide se fare atterrare un F-35 senza danni su il campo giochi affollato da bambini, oppure decidere se invece schiantarsi salvando i bambini contro una montagna, ecco, io lì preferirei davvero non pensare a chi ha scritto l'algoritmo, perché l'F-35 costa un sacco di soldi. Sì, la domanda è complessa, in realtà secondo me dipende da come la decliniamo e la verticalizziamo, no? Nel senso che sono tanti, veramente troppi, troppi scenari che si aprono davanti a noi. E mettiamola così, la metterei in un'altra questione, la commenterei col paradosso di Moravec. Allora, Moravec ci dice che è molto più facile far fare una macchina un compito cognitivo alto che non un compito cognitivo basso, cioè una calcolatrice che ci fa la radice cubica di 27 ce la regalano con 15 euro di spesa al supermercato, quelle solari piccoline. Una macchina che apre una maniglia, una mano che apre una maniglia, la compriamo all'IIT per 500.000 di euro. Per l'uomo è il contrario. Un bambino di 4 anni apre la maniglia della porta, se non stiamo attenti, scappa in strada. Per fare la radice cubica di 27 diciamo che dobbiamo aspettare la terza media. Allora, che cosa significa? Che potremo probabilmente sempre di più delegare compiti cognitivi alti, tipo la logistica o la strategia, a processi macchinici, e rimarrà la parte probabilmente che più ha bisogno dell'inventiva dell'uomo in mano all'uomo. Ve lo dico con due cose. Se voi andate a vedere la fabbrica delle NAS, dei motori degli F-35, voi trovate sostanzialmente questi robot che fanno queste nasse e poi vicino trovate un martello da 25 kg. Se chiedete perché, perché ogni tanto il robot si inceppa, due martellate e riparte, quindi l'ingegno umano lo fa funzionare. E la seconda cosa è il modello secondo me, del food delivery, no? Adesso che abbiamo tutti questi modelli di rider, il rider entra, ci mette la forza muscolare, la capacità di relazionare umanamente un problem owner a un solution owner, non prenderà mai il posto del SAP, che è il sistema elettronico che gestisce tutta la questione, quindi anche il profilo di carriera è molto differente, no? Non c'è questa verticalità di questo tipo. Ecco, di nuovo due provocazioni semplicemente per dire che cambierà di molto anche come consideriamo quello che oggi facciamo, per una serie di effetti che è molto difficile prevedere in questo momento, compresi anche quelli economici, senz'altro. Ma io, se posso chiusare con una piccolissima osservazione, che però poi si riallaccia anche un po' a quello che diceva il professor Venanti prima, il tutto sta probabilmente in un problema in una questione di design, quindi come progettiamo il sistema umano-macchina, umano-algoritmo, perché noi probabilmente in modo ingenuo continuiamo a pensare all'intelligenza artificiale come un sistema autonomo, no? Un sistema del tutto indipendente dal rapporto con l'agenzia umana, ma non è così se non nei libri di matematica, no? Nella pratica abbiamo sempre dei sistemi composti di, appunto, un'agenzia umana e un'agenzia macchinica, e la cosa poi non è, se vogliamo poi parlare di ambito appunto militare, non è neanche tantissimo lontana da quei sistemi semiautomatici che sono stati usati ormai dagli anni 70 in poi. Pensiamo, c'è un incidente
che io vorrei ricordare nell'88 un volo Iran Air 655 che fu abbattuto per sbaglio da una nave militare statunitense con oltre 250 morti, e l'errore era stato, per come ho chiarito la commissione d'inchiesta, un errore composto da un problema di disegno dell'interfaccia tra il software che gestiva il sistema automatico e la truppa e l'equipaggio, e di un errore umano. Quindi probabilmente anche nel caso dell'intelligenza artificiale, che poi nelle applicazioni pratiche è un'evoluzione di sistemi che abbiamo già visto, quello che conta è la ingegnerizzazione, la ingegnerizzazione dell'insieme, quindi del rapporto tra la parte umana e la parte diciamo appunto artificiale, l'artefatto. Questo non soltanto naturalmente nell'ambito della difesa, ma immaginiamo ad esempio un medico che usa un algoritmo per fare diagnosi, no? Ad esempio di radiologia. Dobbiamo assicurarci che il sistema composto funzioni bene, sia efficiente, e che per esempio l'esperto umano non tenda a fidarsi troppo della macchina, e questo lo si ottiene attraverso sistemi di correzione reciproca dell'errore, no? Qualcosa che si chiama redress by design. Questo è un esempio classico, ma insomma io enfatizzerei meno la componente di autonomia del sistema artificiale e di più invece la componente di interazione con l'umano. Perfetto, ora abbiamo l'ultima domanda, perché poi arriviamo al nostro limite temporale, e che è una domanda anche qui riassuntiva per tutti e tre. Quindi abbiamo cercato di delineare cos'è l'intelligenza artificiale, come si evolve, abbiamo anche sfatato un po' di miti che circolano attorno, come viene definita, come a quello che troviamo in rete, oppure quello che sentiamo sempre dire di che cos'è l'intelligenza artificiale. Ma allora la domanda è: esiste un limite? Cioè, sapremo porci poi un limite di impiego, ma anche di sviluppo, in qualunque ambito, dalla difesa a un ambito più civile? Saremo in grado di porre un limite anche in base a cosa vogliamo che quella tecnologia ci faccia, oppure cercheremo sempre di andare oltre? Quindi riusciremo a capire quando quello sviluppo ha raggiunto il massimo di positività, quindi di risultati positivi, e un eccesso di sviluppo potrebbe diventare anche controproducente e negativo, secondo voi, come ultima domanda per chiudere il discorso? Io sono per l'obbligatorietà del pulsante rosso, spegni, perché temo che questo limite potrebbe essere complicato, quindi vedendola come gli americani, un bel pulsantone rosso in modo che qualcuno possa spegnere tutto, io lo metterei, ecco. Non ho grande fiducia nella capacità umana di avere un limite. Io parte della mia vita la passo cercando di combattere gli hackers e il limite è stato ampiamente superato, no? All'inizio si rubavano i soldi delle carte di credito, adesso si toglie l'elettricità agli ospedali, no? Che limite può esserci, no? In un'azione di questo tipo? E quindi io, ahimè, non mi fido. Il pulsantone spegni tutto, io lo vorrei. Grazie, dottor Melegari. Io me la cavo dicendo che l'Europa ha provato a fare qualcosa, ma mettiamola così. O meglio, un limite c'è sempre nella misura in cui lo decidiamo che cosa significa la parola limite, no? Se il limite significa identità, è il limite del cerchio e la circonferenza, cioè quello che fa di quel luogo dei punti un cerchio e non un quadrato. Allora, me la gioco in questo senso dicendo che se l'umano è il limite della macchina, cioè se preservare l'umano è il limite della macchina, allora questo già ci dice, come ha fatto l'Europa, che ci sono degli ambiti in cui la macchina non deve entrare.
È chiaro che abbiamo conosciuto crimini anche impensabili, come i crimini di guerra, dove veramente abbiamo fatto cose oltre ogni limite. È evidente che di fronte a tutto questo c'è una cosa, perdonatemi se qui vi metto la casacca, il saio da frate, che è lo scandalo del male, che sempre un po' ci tocca, però almeno per quanto possibile spetta a noi mettere in atto quelle condizioni civili per cui si cerca di limitare e contingentare il male. Poi chiaro, temo che potremmo essere sempre sorpresi da quello che siamo capaci di fare, però per quanto spetta a noi direi mettiamocela questa buona volontà, ecco. Beh, se tocca a me aggiungere ancora qualcosa per quel che riguarda il limite, io tenderei da un lato ovviamente a considerarlo come fondamentale, dall'altro però a considerare fondamentale anche la possibilità di superarlo, e in modo specifico ricordo che il regolamento, la bozza di regolamento della Commissione europea prevede un istituto particolare, quello della sandbox, quindi un sistema controllato naturalmente, quindi ossegue a determinati requisiti, quindi all'interno di condizioni particolari, di poter però derogare alle previsioni del regolamento. Questo perché c'è da contemperare ovviamente l'insieme dei diritti che sono i fondamenti del regolamento stesso con la necessità di consentire la ricerca e l'innovazione. È ovviamente un trade-off estremamente delicato, io sono completamente d'accordo anche con quello che hanno detto i miei illustri correlatori, però mi preoccupo anche della necessità per il sistema produttivo europeo di non restare al palo, ed ecco perché il legislatore sta provando un po' a contemperare le due cose. Io vi ringrazio, appunto, è stato anche bello avere visioni diverse, anche immagino per i vostri ambiti, e che però sono, diciamo, hanno mirato verso un'unica via, ma hanno anche dato sfumature diverse, che era proprio quello che ci aspettavamo e era quello che volevamo che i nostri spettatori potessero vedere, quanto una tecnologia che abbiamo scoperto essere un po' pompata, passatemi il termine, dai media, comunque anche dalla cultura che ci è stata costruita sopra, si è poi rivelata essere un qualcosa che comunque in fase di sviluppo è importante, ma che comunque non è quello che pensiamo, ovvero qualcosa di totalmente indipendente dall'agire, dalla programmazione umana. Io vi ringrazio nuovamente, è stata una bellissima ora, abbiamo toccato tematiche molto interessanti, vi ringrazio per la vostra disponibilità, per essere stati con noi, e ringrazio anche tutti gli spettatori, a cui invito a seguire comunque la pagina sia di IATA Piemonte sia comunque di IATA Italy, per rimanere sempre aggiornati per tutti gli eventi che in questi mesi, diciamo, verranno prodotti dalle varie realtà, e rinnovo comunque anche il saluto e anche l'invito a seguire gli ospiti, per magari pubblicano ricerche o comunque anche lavori che svolgono, che magari possono approfondire o comunque essere utili per chiunque sia interessato a questa tematica. Detto ciò, io vi ringrazio a nome di personale e di IATA Piemonte, di IATA Italy, di aver partecipato a questo evento. Grazie a voi e a tutti. Buonasera.